Fra Monza e Frosinone finisce 3-2 per la squadra di casa, con i Brianzoli che completano una rimonta importantissima nel secondo tempo, dal 70esimo in poi, quando il Frosinone, grazie ai due gol segnati da Garritano e Zerbin, sembrava poter amministrare il vantaggio senza troppi problemi. La squadra di Grosso partiva con un grande handicap in difesa, l'assenza di Gatti si è fatta pesare. Al suo posto Gori, centrocampista adattato in una delle sue primissime apparizioni come difensore centrale, in ogni caso, nel primo tempo, seppur con qualche difficoltà, la retroguardia del Frosinone regge e il Monza, nonostante diversi attacchi, si trova spesso anche a doversi coprire grazie ai lanci lunghi e alle azioni innescate sull'asse Zerbin-Garritano. Il primo vero squillo nel primo tempo avverrà solamente in minuti di recupero, con la punizione di Barberis che scheggia il palo quasi vicino alla traversa e mette un brivido a Ravaglia e compagni prima di ritornare negli spogliatoi. Nel secondo tempo, invece, è tutta un'altra storia, con il Frosinone che parte subito a razzo con molte conclusioni che spaventano Di Gregorio, e poi al 53esimo la zuccata di Garritano, servito proprio da Zerbin, porta in vantaggio la squadra di Grosso, che poi ha l'occasione per raddoppiare. Stavolta Zerbin accoglie una palla sporcata, una seconda palla, e dalla distanza, con un piazzato che va a rientrare a giro sulla destra, spiazza Di Gregorio. Ma il Monza non si arrende, con grande tenacia e con un gioco molto fluido e verticale, spezza le linee di gioco del Frosinone e trova prima il gol su un'azione veramente molto confusionaria dopo un piazzato con Carlos Augusto, il gol della speranza del 2-1, e poi con la zuccata di Ciurria servito sulla destra e poi con la conclusione dell'ex Pordenone centrale a battere Ravaglia il pareggio. Il gol del 3-2 arriverà per un presunto tocco di braccio, di mano di Zampano in area e quindi con il conseguente rigore trasformato da Luca Mazzitelli. È un Monza molto coraggioso che però ha sbagliato tanto sia sotto porta con Gidkjaer che ha sprecato due o tre occasioni chiare da rete, sia con Valotti che oggi poteva essere molto più lucido. Dall'altra parte abbiamo un Frosinone che continua a offrire il proprio gioco. Oggi purtroppo l'infortunio di Charpentier forse ha pesato, perché Novakovic è fatto vedere poco dai propri compagni, deve ritrovare ancora la condizione migliore, l'attaccante serbo che in ogni caso ha rinnovato fino al 2024. L'assenza della punta francese oggi si è sentita, perché nelle ultime partite, nelle ultime apparizioni, Charpentier era il veto, diciamo, di questo Frosinone, un attaccante su cui gli esterni potevano appoggiarsi. Oggi la mancata presenza, la solita presenza di Charpentier forse ha influito da questo punto di vista, oltre che, ricordiamo, l'assenza di Gatti. In ogni caso è un Frosinone che spinge, tolto l'errore commesso da Zampano. Zampano e Kodaly hanno fatto la loro grande partita assieme a un centrocampo poco fisico ma molto forte tecnicamente, con le due mezzali Bologa Zerbin coadiuvate dalla regia, dal play Matteo Ricci. Per quanto riguarda il Monza, invece, troviamo sempre la solita squadra solida, vogliosa di fare punti. Il gioco di Stroppa prende sempre forma. Il Monza è una squadra imbattuta da più di 2 mesi. Il Frosinone non perdeva da anche lui una serie di partite. Però è anche vero che questo Frosinone non vince dal 6 novembre, il momento in cui vinse 4-1 contro il Benevento. E sicuramente la squadra di Grosso deve trovare una nuova scarica per riaccendere la classifica. Al momento vede sì il Frosinone bene o male vicino alla zona playoff all'ottavo posto, ma allo stesso tempo vede anche una classifica molto corta, dove se sbagli 2, 3, 4 partite puoi ritrovarti anche in zona playout. Discorso analogo ovviamente per il Monza, ma che sta cavalcando invece un trend positivo. In ogni caso, io vi invito a scrivere qui sotto la vostra su questa partita. Quindi mi raccomando, commentate. Io vi aspetto alla prossima, sempre qui su Etral TV.